Buongiorno e bentrovati dal TG Web della Vipera, notizie dal sud-est barese, rutigliano, appena 18enne ma già esperto dello sfaccio. I carabinieri della stazione locale, nel corso di un controllo con l'unità cinofila, hanno trovato un giovane in possesso di oltre 1 chilo di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, già suddivisa in dosi e pronta ad essere immessa sul mercato. Rinvenute anche due pistole semiautomatiche complete di numerose cartucce pronte all'uso. Per il giovane, su disposizione della procura, si sono aperte le porte del carcere di Bari. Castellana, arrestati 4 giovani, tra cui 2 minorenni, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I quattro avevano organizzato in un locale del centro storico un vero e proprio summit per il confezionamento. Sfortunatamente per loro, i carabinieri sono venuti a conoscenza dell'incontro. Dopo aver fatto irruzione, hanno sorpreso i quattro sul fatto. Tutti sono finiti agli arresti domiciliari. Presepe vivente a Conversano, Betlemme, al Carmine, nel campetto parrocchiale, il 27 dicembre, il 3 e il 6 gennaio. A Polignano a Mare, invece, unico appuntamento il 6 gennaio con l'arrivo dei Re Magi. Per approfondimenti visitate il nostro sito internet lavipera.it, iscrivetevi al nostro canale YouTube La Vipera TV e per qualunque altra informazione scriveteci a info@lavipera.it. La redazione della Vipera con Maria Sportelli in studio vi augura un sereno Natale.